Buonasera a voi. Allora, volevo un attimino tornare alla manifestazione che si è svolta ieri a Milano davanti alla stazione centrale. Interventi molto interessanti, ho avuto modo di mandarvi il video dell'intervento del presidente di ANPAS Luca Speciani, un intervento davvero molto interessante. Lui poneva soprattutto l'accento sulla ripresa il 14 di settembre della scuola e su tutti i problemi e su tutti i pericoli di questa ripresa, così almeno come viene vista da parte del governo, in particolare del ministro Azzolina. Alcune indicazioni che francamente lasciano estremamente perplessi e soprattutto il grido d'allarme di moltissimi presidi in varie scuole del nostro paese. Sembra un po' la frase, no, se vi ricordate, di Giuseppe Conte: siamo prontissimi, no? Poi invece non era per nulla pronto quando è partita l'emergenza. E questa sembra un po' la stessa cosa, no? Questo ministro molto arrogante che dice basta fare polemiche, noi il 14 saremo pronti, non c'è da preoccuparsi, non c'è da fare polemiche intorno alla ripresa della scuola. Mentre invece c'è da preoccuparsene, anche perché ieri, ad esempio, Luca Speciani sollevava il problema: il giorno che, ad esempio, un bambino dovesse avere la febbre a 37,5, cosa succede? Dalle indicazioni sappiamo che la scuola deve far intervenire, chiamare il 118, quando invece, voglio dire, questo dal punto di vista dei genitori è poco accettabile. Lui infatti diceva: no, faremo un cordone con i genitori e vieteremo chiaramente al 118 di toccare i nostri figli. I figli devono tornare dai loro genitori, da papà e mamma che cercheranno di curarli. E soprattutto esiste poi questa fobia che appena uno ha un po' di febbre o magari dovesse anche così essere positivo al Covid, ecco che abbiamo il problema, ecco che si è aperto di nuovo un focolaio. Mentre no, in quel caso, dice giustamente Luca Speciani, è il soggetto che è positivo al Covid, ma null'altro. Quindi al limite si fanno tranquillamente de degli accertamenti. E quindi è tutto ancora in alto mare. Tra l'altro poi c'è stato un intervento, sono stati tutti, devo dire, interventi molto interessanti. Un altro intervento che così mi ha colpito è quello dell'avvocato Nino Morigia, che tra l'altro è il presidente di Comicost, Comitato per la Liberazione della Costituzione. Ci ha parlato così in modo abbastanza approfondito di alcuni temi, no? In special modo quello che nei suoi primi 3 punti dice la Costituzione, tra i quali parla di libertà, parla di sovranità, tutte cose che noi sappiamo nel nostro paese ormai non esistere nella maniera più assoluta. Quindi in maniera molto semplice, perché la Costituzione lui l'ha rimarcato, è molto semplice nel suo linguaggio, però ha ripetuto che appunto ormai noi questa libertà, questa sovranità l'abbiamo perduta, perché abbiamo un governo che ci impone ogni giorno dei decreti che vanno a limitare questa libertà. Nella prossima settimana lui interverrà alla Camera dei Deputati, farà un intervento. Ma la cosa che così mi ha fatto riflettere sulla decisione anche di Nino Morigia, non soltanto sua, che lui diceva che è arrivato il momento di reagire tutti, non basta semplicemente così protestare, denunciare, ma bisogna fare l'azione. E a un certo punto del suo discorso ha anche detto per la nostra libertà, per il nostro futuro, se c'è il pericolo che veramente ci venga tolto, vale anche la pena di morire. Ha usato esattamente questa espressione che mi ha fatto così, mi ha colpito molto e mi ha fatto riflettere. E credo che, insomma, quello che lui volesse dire è che dobbiamo essere disposti a fare molto, ma molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Tra l'altro, il 5 settembre ci sarà questa grande manifestazione a Roma, alla quale hanno aderito anche i Gilet Arancioni,
Quindi noi ci saremo. Finalmente è partita, forse, e credo in questo caso anche per merito dei gilet arancioni, questa idea di mettersi insieme e non ognuno di andare per conto proprio. Io l'ho sempre sottolineato, in democrazia quello che conta sono i numeri, valgono i numeri. Se noi ci presentiamo in poche centinaia ci ridono in faccia, giustamente. Se invece noi iniziamo ad essere 100.000, 200.000 o milioni di italiani che vanno a Roma, voi capite che la cosa cambia. Tra l'altro poi ci saranno vari altri appuntamenti, come quello a Rimini, sempre dei gilet arancioni, il 12 di settembre, a questo avvenimento, a questo incontro, saranno invitate tutte le associazioni. Perché io vi ho sempre detto, una delle cose, e questi sono fatti e non chiacchiere, perché questo che poi conta anche e soprattutto in politica, i fatti dicono che l'unico ad aver sempre aperto le porte a tutti e ad aver invitato tutti è il generale Antonio Pappalardo, al contrario di quelli che hanno, di quello che hanno fatto tutti gli altri, che invece non l'hanno mai chiamato, gli hanno sbattuto le porte in faccia, talvolta l'hanno anche deriso. E questo ci fa capire qual è la situazione e chi è nel giusto e chi è nel torto e chi vuol fare il protagonista e chi invece è dalla parte del popolo italiano. Basta guardare le gesta di questi politici o di questi uomini che in pratica sono al comando di un movimento come lo è il generale Antonio Pappalardo, per capire realmente qual è la loro volontà, qual è il loro fine, qual è la loro strategia, o da parte del popolo o semplicemente per rincorrere così degli obiettivi di carattere personale. Però bisogna andare oltre. E anche questo l'ha sottolineato Nino Moriggia. Ha detto: non basta più andare in piazza, così riempire per qualche ora una piazza. Tutte cose che, voglio dire, vi ho sempre detto, no? Perché è facile. Chiunque di noi ormai ha capito esattamente come funzionano le cose. Chiunque di voi potrebbe parlare al mio posto, perché ormai sappiamo esattamente cosa dobbiamo dire, sappiamo esattamente come stanno le cose. Ecco, dobbiamo farlo nei confronti di quelle persone che non hanno chiaro quello che sta succedendo e cosa bisogna fare, come bisogna comportarsi. E tornando a Nino Moriggia, lui diceva che dobbiamo abituarci a rimanere. Lui ha detto: noi dobbiamo rimanere a Roma, dobbiamo fare dei presidi permanenti, non bastano le 2-3 ore in piazza e tornare a casa, perché questi del governo li fate il solletico, non è questo l'obiettivo per poter abbattere questo governo. Dobbiamo rimanere lì, avere la forza, organizzarci molto bene, dandoci il cambio in tutta Italia, delle persone che stanno lì qualche giorno e poi si danno il cambio con altre, ma dobbiamo avere uno zoccolo duro che rimane lì a Roma, rimane in Piazza del Popolo, va davanti ai palazzi e continua a fare pressione nei confronti di questi personaggi. Questa è l'unica via che abbiamo, è l'unica possibilità che abbiamo finalmente per farli cadere e soprattutto per far riflettere il resto del paese, che per pigrizia, per varie ragioni, perché non ha il coraggio, non scende in piazza, non ha ancora l'idea di scendere in piazza. Però vedrete che se inizieremo ad ottenere risultati, se inizieremo con la nostra pressione a portare a casa qualcosa, poi la gente, io sono convinto che piano piano ci verrà dietro. Quindi ripeto, a partire da settembre, già dal 5 settembre, con le varie associazioni, anche con l'AMPAS e altre associazioni della scuola e così via, i gilet arancioni, e speriamo tanti, tanti, tanti altri, perché quello anche dei bambini, anche in età scolastica, è un problema di tante famiglie, di nonni, cioè coinvolge tutta la popolazione, è un tema di tutti noi, e quindi essere uniti, scendere in piazza uniti è fondamentale, così come poi le altre iniziative che ci saranno, che vi comunicherò. E poi speriamo la grande, grande conclusione a ottobre. Qualcuno mi ha detto: ma forse è tardi. Vedete, per organizzare le cose in grande ci vuole tempo e noi siamo pur sempre in un periodo estivo dove la gente magari ha la testa altrove, chi può permetterselo di andare al mare, ma anche quelli che non se lo possono permettere di andare in montagna si riposano un attimino e probabilmente staccano anche un po' la spina, vanno in giro per le proprie città, per i propri paesi in maniera un po' più rilassata. E quindi poi è evidente che si inizierà
a organizzare il tutto a partire da settembre. E quindi ecco perché ottobre, ve lo ripeto, l'ho già scritto più volte, lo ufficializzo, ci sarà la presenza dei gilet gialli. Tanti mi hanno scritto, perché noi non ce la facciamo, siamo i soliti. Sì, anche per questo probabilmente, ma anche perché credo che piano piano deve nascere un qualcosa che non riguarda solo i singoli paesi, ma i paesi europei. Perché guardate che la situazione che viviamo noi lo vivono altri paesi nella maniera identica. Perché vedete, i poteri forti, le case farmaceutiche, non è che ci sono solo in Italia le multinazionali, proprio in virtù del fatto che sono delle multinazionali, operano in tutta Europa e in tutto il mondo e cercano di fare pressione sui vaccini, su altre tematiche. I governi che sono dalla loro parte cercano di attuare un po' le stesse strategie che sta attuando il governo italiano. Il nostro sta esagerando e sta cercando di andare oltre nel toglierci la libertà. Però in linea di massima, ripeto, le strategie sono comuni a questi governi. Con questa considerazione io vi auguro una buona serata, ci vediamo domani, buonasera a tutti.